Sono stato accusato, Epstein che è stata accusata di essere un'associazione che fa politica. Allora, se parlare della verità significa fare politica, noi stiamo facendo politica, ma credo che non occorra fare politica per parlare della verità. Ci sono cinque centraline che attestano un superamento di diossina. Due sono posizionate al quartiere Tamburi, una al quartiere Talzano e una addirittura nell'agglomerato. Portano tutti un aumento di diossina. Vogliamo continuare a giocare con le parole? Vabbè, qualcuno si assumerà le responsabilità di continuare a giocare con le parole. Vorrei ricordare a me stesso che il sindaco Stefano è sotto processo per molto meno. Io penso che sia necessario un processo di una conversione ecologica. L'aria a caldo non è più compatibile, anche perché questo diciamo, è un impianto che è concepito con una tecnologia e una modalità progettuale, con una collocazione che è quasi di un secolo fa ormai. L'Ilva, la prima pietra, 1960, i progetti derivano anche anni precedenti. Quindi, insomma, non, è evidente che dovrebbe essere aperta questa strada, ma la strada che ha deciso il governo precedente, questo qua attuale, è una strada di dare la continuità produttiva e aziendale. Ecco perché le denunce sui dati sono importanti per far comprendere che tutto ciò che hanno detto, che stava tutto andando bene, migliorando, interventi, investimenti e quant'altro, in realtà facciamo i conti ancora con la diossina, tra l'altro con picchi che ci riportano a una situazione pre-sequestro 2012.